Gente che è una bella attrezzata. Allora qua quelle che fanno correre anche le macchine. Piano piano, mi raccomando, non esagerate. Eh? Oh, io là guardo la carne invece. Che è pronta la carne? Bravo. Oh, cosa sta succedendo? Da così è. Ma se invece ti faccio la debolezza, non c'è la marcia? C'è, 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 no, il trasponder è proprio quello lì, Marco. La deve assaggiare però. Formula 1 qua siamo, Briefing. Sì, il camo, se non posso partecipare, che niente. Il camo dovrebbe essere troppo avvantaggiata. Ma ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera. Una volta che venite? Sì. Sì. Perfetto, c'è qualcuno che sale per la prima volta sul kart? Sì. Tutti. Sono male questo. Allora ragazzi, alla fine della nostra conversazione troverete i caschi alle vostre spalle. La misura del casco è sul metro, la classica misura del casco modo libero. I caschi sono sempre sanificati. Appena questi ragazzi scendono, lasciano i caschi qua e prendono per destra, salite voi, ognuno sul proprio ticket ha il proprio numero del carro. Vi sedete, vi regoliamo il sedile, mi date il biglietto, vi mettiamo in moto e partite uscendo a sinistra. Fate 5 giri di qualifica in cui dovrete fare il vostro miglior tempo. Alla fine dei 5 giri di qualifica vi viene esposta la bandiera scacchi all'altezza di quella curva. Superata la bandiera scacchi sarete elettronicamente limitati. Se sentite il carro che perde potenza, strattona, borbotta, è normale. Questo dopo la scacchi per farti fare tutto il giro di rientro, calmo e tranquillo. Vediamo qua in salita, non so se avete visto già il GP di prima, vi fermate davanti alla persona che trovate in mezzo alla strada, vi mettete ai lati della pista, in base al vostro minor tempo fatti in qualifica, verrete indicati uno a uno. Dove vi trovate fermi, accelerate, risalite fino a qua sopra, c'è l'altro collega che vi dice dove schierarvi in griglia di partenza. Tutti schierati, anzi appunto,
quando vi fermate in salita, quando poi io vi mando in griglia di partenza e anche in griglia di partenza, non dovete giocare con l'accelerato. Ossia. Che il nonno non sta ascoltando, ora combina un casino. Ossia ragazzi, arrivate davanti a me, vi fermate col freno, riaccelerate quando io vi dico ok, via, e salite qua sopra, vi rifermate e riaccelerate solamente quando vedete la bandiera italiana sventolante. Se voi giocate con l'acceleratore, il kart vi viene spento e partite in ultima posizione. Ok, quindi devi piede sul freno e basta. Excuse me, please. Questo da quando? Da quando siamo in griglia. Dall'ultimo quinto giro. Quinto giro. Scacchi. Carte che perde potenza. Fermi davanti a me. Stop. Io ti dico via. Accelli. Risali qua sopra e il mio collega ti dice mettiti qua, oppa, oppa. Bandiera italiana si parla. Occhio ragazzi, dopo la prima curva a destra c'è la seconda curva a sinistra, contornante in discesa, che già di suo è complicato. Mettete che siete tutti vicini, nessuno vuole essere superato, tutti vogliono superare e qualcuno si gira. E dietro c'è qualcuno che arriva e fa la festa e arrischiate di farvi male. Avete fatto io, giusto? Sì, il GP minimo. No, 5 più 10. Monza. 10 giri di gara, vi do di nuovo bandiera a scacchi, di nuovo giro di ricognizione limitato, entrate dove sono entrati i ragazzi poco fa e parcheggiate a schiena di pesce. Tutto quello che è pericoloso, mi raccomando, è put moi. Spinte, tamponamenti, tagli di pista, testa coda e quant'altro, anche se lo fa solo una persona, tutti verranno limitati elettronicamente fino al ripristino della sicurezza. E ogni qualvolta accade. Quindi ragazzi, più ne fate, meno vi divertite, perché verrete limitati. Per chi non è mai salito su un kart, ragazzi, si frena prima di arrivare in curva, non in curva. In curva è già troppo tardi. O vi girate e qualcuno dietro vi prende in pieno, o andate dritti contro le monte. Si riaccelera in uscita di curva, quindi in curva non si frena e non si accelera. Si frena prima, si lascia scorrere il kart e si riaccelera dopo. Tutte e due contemporaneamente i pedali non possono schiacciarsi. O freni o acceleri. Chiaro? Colpi di frusta al freno non se ne danno. Boom! Non esiste. Si frena in maniera energica ma progressiva. Tutto quello che succede in pista è vostra responsabilità, ossia se vi fate male sono unicamente ed esclusivamente chiaro, giusto? Detto in italiano, corretto. Domani perplessità per le incontinenze sopra c'è il andiamo. Allora ragazzi, casco è se potete lasciare ragazzi dove c'è quella griglia a viaggio. Ah, ora che non sapevamo se la devo casco. Ma chi ha un casco qua qualsiasi? Sì, deve avere no, c'è la misura, c'è. Io non lo so se è XS o vabbè. No, io M. Sul vostro, ognuno il suo. No, non abbiamo Zibbi. Zibbi, bro. Ha detto sopra il mezzo, no? Ma sabato c'è la maestra. Poi, non c'è il cazzo. Numero 21. Tu sei 21? Sì. Andiamo a vedere.
minuto al massimo. Accelero.
detto questo io. Ne avete scassato? Vabbè, ma tu mi te l'hai fatto di sta cosa davanti a me, davanti a me. Io una scampanella ma la una scampanella ma la picchia. Ma quello è il giro di... Vabbè, la bella la campagna. No, lui non mi ha preso lui. Cioè io ho girato e non ce l'ho fatta. Certo, ma io superava sempre giustissimo, come è possibile? Bellissimo, complimenti. Ma è sempre istissimo che se passavano, come è possibile? No, bello, eh? Io mi sono girato anche 10 volte. Io mi sono girato solo nelle qualifiche. Com'è Marco, com'è andato? Ho fatto delle qualifiche di merda, perché poi la gara l'ho fatta bene. Vabbè, ma un mio ripresa era zero, quel titolo. Ma non ripresa fermo. Io in partenza? Sempre la via. Vabbè, è da scandare.